Oggi creiamo con la tempera a gomma lacca. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi usiamo la tempera a gomma lacca. Vi faccio vedere come crearla e come usarla su un supporto ligneo grezzo, cioè senza preparazione. La tempera a gomma lacca è proprio quel colore più adatto per essere usato sul legno grezzo, perché la sua granulometria mischiata alla viscosità della gomma lacca crea un film stabile, solido, ben aggrappato sul legno che non si schioda da lì una volta passato il pennello. Lì per lì la tempera a gomma lacca, sebbene sia gomma lacca, cioè con una componente di resina molto lucida, risulterà opaca, quasi vellutata, ma poi vi mostrerò come renderla nuovamente lucida con il successivo passaggio della lucidatura. Quindi andiamo a dipingere un soggetto pirografato da Gabriele, quello che abbiamo visto fare in questo video qui. O qui, non mi ricordo, dove c'è la i col pallino troverete il video e anche giù nell'info box vi metto il link. Dopodiché noi la andremo a pitturare. Vedrete delle parti dipinte con una tecnica in trasparenza e delle parti dipinte con una tecnica coprente. Prima di spostarci sul piano da lavoro, pollice in su e condivisione e andiamo a creare. Ed ecco cosa occorre per creare i colori a gomma lacca: dei pigmenti colorati e della gomma lacca. Sono prodotti ottimi per colorare il legno perché mantengono un'enorme brillantezza, si adattano perfettamente al supporto ligneo e sono molto vividi. Come si preparano? Semplicemente mettendo della gomma lacca all'interno del pigmento. Per fare il nero io spruzzerò della gomma lacca all'interno del pigmento nero, quindi con un pestello, in questo caso uso il retro di una matita, schiaccio il pigmento bene e con questo si può dipingere. Il legante è dato dalla gomma lacca che, essiccandosi, intrappolerà il colore che funge da inerte. Per pulire strumenti e pennelli utilizzeremo l'alcol. Andiamo a vedere la coprenza. Io nel frattempo dipingerò questo lavoro fatto da Gabriele qualche tempo fa sul canale. Vi metto il link nell'info box se volete vedere come ha fatto questo lavoro a pirografo. Guardate come risulta pieno e compatto questo tipo di colore. Va passato proprio come si passa la gomma lacca, quindi si fa una passata, si lascia evaporare del tutto l'alcol, quindi si ritorna a passare se vogliamo maggiore coprenza. Non si fanno due passate l'una sopra l'altra perché sennò si crea una lacuna di colore difficilissima poi da colmare. Proprio come succede per la gomma lacca, anche i colori a gomma lacca impazziscono se passate il colore subito dopo aver passato la gomma lacca. Tra una mano e l'altra va fatto ben asciugare. Guardate qui come la parte risulta striata, sembra quasi che il colore possa venir via. Invece guardate, pur passando il dito rimane pressoché pulito, quindi non c'è una perdita di colore. La gomma lacca intrappola il pigmento. Nel secondo passaggio, vi faccio vedere, potrete essere veloci e ripassare così. Vedrete come man mano la striatura del pennello si celerà sempre di più, diventando molto compatto come colore e molto coprente.
Se avessi voluto dare lo stesso colore con un tono di nero, ma diluito, trasparente, avrei dovuto semplicemente caricare maggiormente di gomma lacca e meno di pigmento. Lo vedremo poi sui funghetti. Per pulire il pennello del semplice alcol. La caratteristica di questo tipo di pittura è il fatto che non segue le venature del legno, cioè non spande seguendo le venature, perché avendo un corpo creato dal pigmento, quindi un corpo pulvirulento, non riesce, e non essendo totalmente liquido, non riesce a spandere, mentre se noi avessimo dipinto per esempio con un attasso, che è il liquido che si usa di solito per dare le campiture unitarie ai legni, avrebbe seguito le venature, quindi non avremmo potuto creare questa sorta di indirizzo certo del colore. Ecco perché per dipingere dei soggetti sul legno è meglio utilizzare dei colori a gomma lacca. Passiamo quindi una seconda mano su tutto. Guardate quello che vi dicevo prima, il velluto. Guardate l'effetto vellutato di questa colorazione, è assolutamente brillante come colore. Quando intendo brillante intendo vivido dei toni, non lucido, sono due cose differenti, brillante da lucido. Se lo vogliamo lucidare poi metteremo una mano di gomma lacca dopo, ma intanto io vi parlo di un colore brillante, dai toni squillanti, anche nella colorazione che è di squillante a meno, cioè il nero. Adesso iniziamo a colorare i vari soggetti e nella mia cassettina diluisco della gomma lacca sui colori che voglio utilizzare. Come la metto? Quando il pigmento è rappreso, io inserisco la gomma lacca e la faccio decantare in modo che poi rammollisca piano piano il pigmento che mi giova. Mi serve solo ancora un po' di rosso che metto qui. E che naturalmente bagno con la gomma lacca. Devo stare attenta in questi punti in cui i passaggi del pirografo sono molto sottili, perché ad usare un colore innanzitutto molto diluito . Perché se usassi un colore troppo intenso, coprirei il passaggio del pirografo e io non voglio fare questo, quindi devo piano piano fare rinvenire il colore, non in tutta la vaschetta, ma così, lasciandolo un po' trasparente, vedete? Facendo in modo di colorare in maniera molto leggera, quindi dando la patina di colore, ma trasparente, in maniera tale che si veda ancora il segno del pirografo e che non debba limitarmi a dover passare riga per riga tra le bruciature. Quindi questi sono colori molto versatili, perché possono essere usati in assoluta coprenza come abbiamo fatto qua, ma anche in assoluta trasparenza come stiamo facendo invece qui tra le lamelle del fungo. Possono anche essere usati in maniera mista, cioè vedete, io qui sto miscelando tre tipi di giallo, metto un paio di gocce di gomma lacca per renderla più
trasparente, considerando che il bianco che sto usando è un bianco molto coprente. Eh sì, troppo coprente. E allora metto una bella pompettata di gomma lacca, rendo diluibile il tutto e piano piano, come ho fatto lì, passo anche qui. Se dovessi sporcare troppo di colore le linee di pirografo, tipo ad inficiarle un po', non importa, poi semplicemente con l'alcol ripasso sopra lì dove c'è troppo colore, vi faccio vedere, tipo qui, e tiro fuori nuovamente il colore originale della bruciatura. Quindi è un colore molto divertente da usare, perché permette veramente di dosare i passaggi. Quindi se io poi voglio magari in alcuni punti una maggiore coloritura, posso inserirmi. Perfetto. Adesso andiamo su zone più ampie. Per esempio, voglio colorare questo funghetto di rosso. Allora, guardate, qui sto dando un rosso molto molto trasparente, perché proprio mi piace così, mi piace che si veda il legno sotto. E allora sposto il pigmento aiutandomi semplicemente con una parte di gomma lacca che non si è miscelata col colore. Poi prendo un po' di ocra, lo metto qui al lato . Mischio i due colori. E voilà, prendo un po' di giallo più vivido e do dei colpi di lumeggiatura . Voilà troppo carino. Adesso facciamo un altro colore, per esempio andiamo sul verde, anche qui vado di trasparenza. Sporco col blu, estendo su tutto e proseguendo così coloro in maniera più o meno trasparente a seconda dell'intensità del colore che voglio tutto il mio lavoro. La cosa bella di questi colori è che nel momento in cui si toccano, anche quando fossero asciuttissimi, riescono a rinvenire, perché la gomma lacca al contatto con altra gomma lacca rinviene e di conseguenza subito si può rimiscelare il colore, quindi non avete problemi per quanto concerne la stesura del colore. Potete sempre riprendere il vostro lavoro e rimaneggiarlo e rilavorarlo.
Allora, con un colore molto molto diluito in gomma lacca, riempio tutte le lamelle dei funghi. E adesso con una gomma lacca più densa, eccola qua, lucido il tutto. Come vedete, non striscio col pennello perché colore a gomma lacca con gomma lacca, strisciando porterei via tutto, mentre così do soltanto della gomma lacca pura, voilà, per far venire fuori i colori. Dopo aver dato questa mano così copiosa e abbondante, il più è fatto, perché una volta che si sarà asciugata potrete passare con maggiore nonchalance su tutto il lavoro. E adesso con un pennello piatto e largo passo su tutto, perché tanto dopo aver passato la gomma lacca soggetto per soggetto ho ben fissato tutto, e quindi passo su tutto a lucidare ben bene, senza lasciare chiazze. E arrivati a questo punto ci possiamo anche fermare. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo per le valutazioni finali sulla tempera a gomma lacca. Bello il nostro quadretto, super finito, guardate che lucido, ecco, l'ho preso proprio per farvi vedere la specchiatura. È sempre una tempera, quindi non risulterà mai riflettente al massimo, ma guardate che bella luminosità e che bella patina compatta che ha fatto. Vedete? Bene, un colore super stabile e super brillante, con dei colori molto definiti, con dei bianchi molto burrosi e morbidi e non sfacciatamente stagliati come invece risulterebbe con l'acrilico. Bene, è un lavoro che, pur essendo fatto sul legno, quindi su un materiale ben stabile, risulta molto morbido, molto fluido, molto calda come tecnica. A me ricorda molto la tempera alla caseina, con la differenza che questo ha dei momenti di trasparenza molto più belli. Vi parlo di momenti di trasparenza come ad esempio in questi punti, dove riesco comunque, pur avendo passato il pigmento bianco, riesco ancora a intravedere il legno, perché essendo un lavoro a pirografo a me va che si veda la parte pirografata, tutto il nero che vedete qui è tutto pirografato, quindi non è colore, e volevo lasciare quella tecnica in evidenza, ma nello stesso tempo avere aree di profonda copertura e di profonda coprenza, come per esempio il cappuccio di questo fungo in questa parte sommitale, totalmente trasparente invece nella parte sottostante. Quindi queste due tecniche che si incontrano, guardate lo sfondo quanto è nero e quanto è profondo questo nero, quindi una tecnica che si presta ai mille utilizzi della pittura e ai mille messaggi che volete mandare con essa. Questo soggetto tra l'altro è divertentissimo, è di un artista che opera su Instagram. Se trovo di nuovo la foto, anzi se la foto ce l'ho perché l'abbiamo conservata, ma se trovo l'artista vi metto il nome qua sotto. Non è un soggetto originale, è del tutto copiato, ma ci è piaciuto proprio per la vivacità dei colori che avrebbe reso in maniera superlativa la tempera
a gomma lacca. Bene, felice di avervi spiegato e fatto conoscere quest'altra tecnica. Cimentatevi con una nobilissima tecnica, eh? Questa è una tecnica molto antica e molto nobile, usata moltissimo nelle chiese per agghindare e abbellire tutti gli orpelli lignei. È molto stabile e può essere facile. Allora, questo quadro si può anche lavare con una pezza bagnata, perché la gomma lacca è assolutamente idrorepellente. Continuerà comunque a vivere, a respirare, perché tutto quello che c'è su questa tavoletta è di origine naturale: la gomma lacca, il pigmento, tutto di origine naturale, e naturalmente anche il supporto ligneo. Quindi è anche una pittura ecosostenibile, eco-friendly, che in questo particolare periodo storico ci piace molto. Ecco, se volete creare un'arte a impatto zero, sicuramente dipingere con pigmenti e gomma lacca su supporto ligneo non lascia residui, non lascia film plastici, non rilascia inquinamento. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, vi do appuntamento prestissimo per un nuovo video, sempre qui su Arte per Te. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao, dipingetemi un pollice in su!